Fyodor Dostoevskij scrisse La mite nel 76, è un racconto e in realtà interruppe la sua attività, diciamo così, di giornalista. Aveva fondato e creato e faceva tutto da solo per una cosa che non ha pari nel mondo, il diario di uno scrittore. Come se, non lo so, immaginiamo Garda, ecco, faccia una rivista in cui parla di tutto, solo lui, non pubblicando gli altri, articoli sulle donne, sugli ebrei, tra l'altro gli successe questa cosa qui, erano usciti non solo nel suo giornale, quindi non solo nella sua rivista che era un mensile, che si chiamava Diario di uno scrittore, che ripeto è un'opera da leggere, purtroppo non esistono traduzioni integrali italiane. Per capire che cos'era quest'uomo, oltre al grande scrittore, e giornali di Pietroburgo riferivano di vari suicidi, ma di giovani creature, di 20, 22, 23 anni. E lui si interrogava, e poi era arrivata la notizia della moglie di un suo avversario. Erano stati amici, in realtà si stimavano a vicenda, però le vicende politiche, come si sa, dividono le persone, del suicidio a Firenze della figlia di Herzen, questo grandissimo scrittore dell'Ottocento, del XIX secolo, Lisa, una ragazza di 18 anni, proprio giovanissima, che si era ammazzata per amore, succede, e perché aveva dissidi con la patrigna, era una famiglia molto, molto scombinata così. Queste tre cose insieme, un'altra era una giovane levatrice che era arrivata a Pietroburgo e aveva lavoro, quindi non è che avesse bisogno o che cosa, cioè, il senza motivo, cioè la stessa è la persona che avrebbe dovuto insegnare, non è che insegna, e avrebbe dovuto insegnare, lui è uno scrittore, non insegna nulla, ma noi lettori avremmo dovuto capire dopo Dostoevskij che i legami tra causa ed effetto sono pericolanti, cioè non è che siano proprio una cosa data questa, data la gallina viene l'uovo. Dostoevskij non si capisce bene i passaggi che parla tra la gallina e l'uovo. Ma ad ogni modo, perché si uccidono? E scrisse due o tre articoli proprio sulla, cioè la Russia sembra più che non accolga le sue persone, che non. Era una crisi di chi lo sa, di probabilmente una generazione che aveva vissuto i sogni degli anni 60, del populismo, e comunque tutte creature giovani. E la cosa che lo colpì di più di questa ragazza invece che non trovava lavoro, intendiamoci, non trovare lavoro una giovane ragazza a Pietroburgo, come sappiamo anche dagli altri romanzi di Dostoevskij, vuol dire la prostituzione. Vuol dire diventare Sonia Marmeladova, cioè l'unica strada, non hai genitori, non hai denaro, che non c'era altra possibilità, non c'erano ostelli per la gioventù o che cosa. Quindi fu talmente che bloccò appunto il flusso giornalistico, comunque pubblicistico di altissimo livello, per scrivere questo articolo. La cosa che l'aveva colpito di più nell'ultimo di questi tre suicidi, nell'ultimo dal punto di vista cronologico, che questa giovane si era uccisa stringendo al petto un'icona. Ora, questa specie di connubio tra una cosa sacrissima, Dostoevskij poi sappiamo che era iperreligioso a suo modo, ma lo era, insomma, e il suicidio che è il contrario di ogni religiosità, come dire, rispetto per la vita umana, anche di se stessi, era una cosa che non gli andava giù. Mite in russo vuol dire una persona, tant'è che l'hanno tradotto in modi diversi, buona, remissiva, rassegnata, anche dolce. I francesi l'hanno tradotto con la douce, e c'è stato un bellissimo film di Besson, La douce, ed è considerato, comincia con una prefazione, con una sorta di spiegazione da parte dell'autore che io in realtà ho messo alla fine perché secondo me era tendenziosa ed è bello in un libro entrare subito, subito proprio, non in medias res, ma proprio
E in questa spiegazione diceva, io lo chiamava racconto fantastico. Fantastico, diceva, non è il fatto che sia una cosa fantastica, è il modo di raccontarlo, perché il racconto è reale, diceva. Il modo di raccontarlo che rassomigliava, da Stravinsky stesso, a uno stenografo. Lui è come se fosse lo stenografo di questo signore che assiste, che parla davanti al cadavere, un quarantenne, che parla davanti al cadavere della morte della moglie giovanissima di 17 anni, che è morta suicida gettandosi da una finestra, stringendo l'icona che gli aveva portato un giorno per impegnarla, perché questo signore gestiva un banco di pegni, cosa che mi sono premurata di spiegare. Con tutti gli italiani noi conosciamo il termine usuraio, oppure conosciamo, non so, la mafia molto spesso ha degli usurai, o strozzini, persone che... No, nella Russia, fino a quando non venne regolamentata, era abbastanza regolamentata, ma poi venne proibito, io potevo far domanda e gestire un banco dei pegni. La signorina tal d'età le portava una collana e io le davo un ventesimo di quello che conosceva, dopodiché poteva venire a spegnare, a disimpegnare questo oggetto. Nel suo monologo, che è qualcosa di terribile, i russi lo dicono, si vantano che questo sia il primo flusso di coscienza, no? Nella storia della letteratura. A me non sembra più un flusso di coscienza, ma è un flusso di incoscienza, perché questo lungo monologo che costituisce il racconto, in questo monologo il protagonista tenta di capire come sia arrivato a tanto, e quasi accusando la moglie di essersi uccisa, finendo col comprendere che poi insomma in realtà è stato lui. Però quest'uomo, durante questo vaneggiamento, perché di vaneggiamento si può parlare, spiega, dice alcune cose che sono rivelatrici, perché dice del resto nessuno mi ha mai voluto bene, al reggimento non mi volevano bene, questa accusa di viltà perché non aveva voluto battersi in duello, neanche da piccolo nessuno mi voleva bene, e in occasione del mancato duello lo avevano umiliato. E qui scatta un meccanismo tipico di Dostoevskij, che divide proprio precisamente l'umiltà. Per esempio, l'umiltà è una caratteristica della mite, fa parte è una qualità quasi una dote quasi evangelica, una virtù quasi evangelica. Comunque è l'umiltà, così è Sonia Marmelada in Delitto e Castigo, dall'umiliazione. L'umiliazione, quest'uomo che è stato umiliato e a cui mai nessuno ha voluto bene, l'umiliazione si rovescia sempre in umiliazione poi inferta agli altri, cioè gli altri umiliano e diventa una catena di male diventa una catena del male che può portare a morte, perché e questo è terribile, lo veniamo a scoprire durante il racconto. E a me è successo gradatamente, traducendolo, è successo questa cosa di provare una perversa, dico veramente perversa, pietà per quest'uomo. È strano, ma è così, perché non capisce veramente. Io volevo il suo bene, e viene fuori appunto che anche lui in qualche modo era vittima della crudeltà altrui. Crudeltà genera crudeltà. È tutto veramente misterioso da Dostoevskij, ed il monologo di questa persona si chiude sul un silenzio completamente diverso dal silenzio che aveva imposto alla moglie, soffocandola. Un silenzio così che è quello dell'Apocalisse, proprio secondo me. Cioè, perché a un certo punto si rende conto, tra poche ore ormai verranno a prendere la moglie, che cosa c'è? Il silenzio, quello con cui aveva fatto soffrire la moglie, un pendolo che batte insensibile, e tutto intorno morti. Ed è in pratica lo scenario dell'Apocalisse. È il racconto, uno dei racconti più tremendi della storia della letteratura e più geniali della storia della letteratura, più belli, se si potesse dire lo direi, più perfetti di Dostoevskij, proprio in questa violenza della parola che tiene dentro la violenza e la crudeltà
che contiene spesso la vita, ed è scritto in una lingua che è stato tradotto altre volte. Io personalmente l'ho tradotto 5 volte prima di arrivare a dare le stampe, perché Dostoevskij scrive con un linguaggio che non è, che addirittura lo prendevano in giro per come scriveva male. In compenso ho scoperto sono riuscito a trovare l'unica testimonianza di una correttrice di bozze che gli segnalava una virgola messa male, e lui dice: a me non me ne frega niente delle vostre regole, io, se io metto la virgola lì, esigo che resti lì. Comunque questo linguaggio scontorto, storto, pieno di ripetizioni, pieno di frasi che si intrufano una dentro l'altra, linguaggio basso, già i contemporanei lo rimproveravano di mescolare l'alto, il sublime, con un linguaggio da cancelleria, noi diremmo burocratese. Veramente non si possono distinguere gli stili. Ecco, tutto questo da Dostoevskij, come tradurre? Come tradurre? Io non lo so se ci sono riuscita, comunque appunto ho fatto 5 stesure soffrendo ogni volta. Quello che mi ha fatto impressione è che ogni volta soffrivo, perché il traduttore appunto accompagna sempre la storia, soffrendo ogni volta. E l'unica cosa era che poi alla fine il rispetto totale, cioè il non intervento del traduttore, in bello, in brutto, con Dostoevskij, e però stando ben attenti, cioè al significato delle parole, al senso dei rimandi, delle cose, e credo che sia, come sempre del resto, la traduzione dovrebbe essere così, speculare. Ma per essere speculare bisogna passare attraverso l'abisso dell'errore e rendere l'errore bello, come... Beh, ci vuole un genio come Dostoevskij. Io non ho fatto che fare appunto una traduzione speculare che mi è costata molto, e probabilmente la rifarei ancora.